Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti per la serie delle 8, sì perché questi video escono alle 8. Signori, prima di partire con il video e quindi partire con la cavalcata dei nostri gamberetti, anche se i gamberetti non cavalcano, i gamberetti forse nuotano, con la nuotata dei nostri gamberetti, vabbè, dettagli. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, dove tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video e sulle live che facciamo sia su questa che sull'altra piattaforma, quella viola, ovvero su Twitch, e di seguirmi anche su quella, così potete partecipare anche alle live. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok signori, allora l'ultima volta vi ho chiesto se volevamo fare le partite con simulazione veloce o simulazione reale, quindi vedere le partite. Effettivamente poi montando il video mi sono reso conto che viene un po' pesante, nel senso sarebbe come effettivamente giocare la partita a tutti gli effetti, dover eventualmente tagliarla nei momenti più salienti. Quindi in questo video faremo le simulazioni veloci come facciamo l'anno scorso, senza perdere troppo tempo. Allora facciamo una cosa. Allora vediamo un attimino la formazione. Ma sono questi quelli migliori che possiamo mandare in campo. Quindi sto con le Smith. Sì, sto con le Smith, Wilding, Diagura, Sullivan, Henry, Saravel. Sì, questi signori, mandiamo loro dentro e poi speriamo che tutto vada per il meglio. Incrociamo l'incrociabile e speriamo che tutto vada bene, perché la prima partita l'abbiamo persa. Il WSG Tirol invece l'ha vinta. Ok, quindi se perdiamo questa siamo fuori dalla situazione, dal torneo estivo. Facciamo la simulazione veloce e incrociamo tutto l'incrociabile, signori, che poi ora l'hanno modificato. Abbiamo perso 1-0, perfetto. Ok signori, siamo fuori dal torneo estivo. Hanno segnato loro al 31esimo con Smith. Valutazioni. Dove siamo noi? Ok, 5,5, 5, 5, 5. Che bella media di marmellata, signori. Ottimo così, perfetto, va bene. Abbiamo una squadra che va completamente risistemata pesantemente. Allora, giochiamoci a questo punto l'ultima partita. Dopodiché dovremmo fare il rinnovo. Io mi sono dimenticato che dobbiamo fare il rinnovo. Abbiamo mezza squadra che è senza contratto. CT allenazione non ce ne frega nulla. Andiamo avanti che ci sarà il prossimo. Ci sono gli allenamenti, signori. Me li vado a fare e questa parte ve la taglio. Me li vado a fare e ci vediamo dopo. Ok signori, abbiamo fatto gli allenamenti. Ho fatto una C nel primo, che non sono riuscito a migliorarlo, ho provato 3 volte, e poi 2A2A. Quindi dalla prossima volta potremo simulare tranquillamente e otterremo questi tipi di risultati. Al massimo vedremo di sistemare meglio quella C, che un attimino mi sta proprio qua sulla panza. Allora signori, c'è poco da fare. Proviamo a cambiare qualcuno, così quantomeno facciamo giocare tutti quanti. Però non li cambiamo da qua, aspettate. Vediamo se riusciamo a Morecambe, andiamo direttamente alla partita. Gestione squadra, ecco, li cambiamo da qua. Così, ah no vabbè, mi ricambia sempre. Allora, leviamo Diagurara, mettiamo Kanon Sullivan, che però lì non ci sa giocare. Va bene, Kanon mio, dovrei un attimino cambiare Son Go, lo facciamo giocare pure, che è proprio incavolatissimo Son Go. Meno 7 addirittura. E vabbè, te devi abituare, zio. Bisogna saper giocare in tutti i ruoli. Facciamo giocare anche gli altri due attaccanti, così tanto siamo fuori dalla competizione, signori. Quantomeno giocano tutti. Davis sta a posto di Lavell. Non c'è un altro difensore centrale. Vasela. Ah, ecco qua, perfetto. Vasela lo facciamo giocare di qua. Che però è sempre meno 1. Perché è meno 1? Difesa meno 1. Non so fare il difensore. Non fa il difensore. Non gli piace giocare in difesa. Fa il difensore e non gli piace giocare in difesa. Va bene. Facciamo una simulazione veloce. Pigliamo anche Batosta da quest'altra partita. Ma noi ci rialzeremo, signori. Abbiamo perso 3-0. Porca paletta ambriaca. Mamma mia, le abbiamo prese con tutti i sensi. Va bene. Piano di gioco, valutazioni. Perfetto. Siamo scesi anche a 4 come valutazioni. Va bene così. Ottimo, ottimo. Allora. E il torneo estivo ce lo siamo sparato tutto, così ci siamo levati sto pensiero, senza problemi, senza indugio, su segucio. Va bene. E andiamo un attimino all'ufficio. Abbiamo un primo torneo di 280.000 euro, la prestazione, ok, CT della nazionale. Perfetto, signori. Allora, vediamo un attimino il calendario, quando iniziano le partite. Sì, va bene, oh.
Noi abbiamo un mesetto il 1° agosto con il Troll Layton. Ok, con Troll Layton abbiamo la giornata di prima giornata di League 2. Io voglio fare una cosa prima di Rosa. Andiamo a fare tutti i rinnovi possibili, signori. O quantomeno quelli che riusciamo a fare. Alstad, trattativa, delega rinnovo. Da 2000 quanto guadagna lui, scusatemi? 1004 e quante ne vuoi? 2000, ma che? A partire da, ma chi gliel'ha visto tutti questi soldi questo? No, no, partiamo da 1005, voglio essere buono. 1005 a massimo non salire oltre non salire oltre i 2000. 2002, va, voglio essere buono, 2002. Gli piace? Ok, un anno a 1500, perfetto. Signori, che vi posso dire? Facciamo una cosa molto carina e coccolosa. Mi faccio tutti questi rinnovi. Mi faccio tutti questi rinnovi off camera. Per questo video ci fermiamo qui. È domenica, così tutti più veloci, senza troppi problemi. Mi faccio tutti questi rinnovi off camera, che praticamente è mezza squadra. Praticamente è mezza squadra, sì, 11 mesi addirittura Philips. Mi faccio tutti questi rinnovi, dopodiché vado avanti facendo tutti gli allenamenti fino alla prima di campionato. E domani ci iniziamo il campionato vero e proprio, sperando di riuscire a fare bene. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver partecipato a questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, anche lui fa sti con la testa, è contento, domenica vuole tornarsene a casa a festeggiare. Bella raga, detto questo, ci vediamo sempre qui. Ciao ciao.